Ragazzi, se faccio così mi sentite per caso? Sì, ti sento, ti Ah, sento. volevo chiederti una cosa, mi sono smutato volutamente, Dica, dica. perché sono arrivato... Aspetta, che adesso è andato io tutto. Ok, eccomi qui. Stiamo guardando quindi GJ per un pendente. Ok, perfetto. No, solo quello, non capivo se aspettavi la rottura o se aspettavi il retest, cosa fosse, quale fosse la tua visione. No, ma conta che questo qui non è il mio schermo e non sto streamando io. Non so se No, noti la ok, differenza io non riesco a dello. capire niente quando streama uno o streama l'altro. Tu sei Andrea, giusto? Esatto, sarebbe Ok. Tyler il profilo. Ok, sì, perfetto. Ok. Invece Luca, quindi Italian Pips, Esatto, è quello che è sta lui che. streamando adesso. Esattamente, Che però esattamente. non mi sente, giusto? Cioè, come No, funziona? adesso penso non sia momentaneamente al PC per Ah, quello. ok, quindi lasciato. Ok, perché io anche prima, per quello che ti dicevo, non si sente, vedevo la schermata che andava. Col prezzo che si muoveva, nessuno che parlava, allora dicevo, sono io che sbaglio No, qualcosa? ce ne Ok, siamo presi perfetto. un attimino tranquilla, tanto fino alle 8 non parte nulla, quindi aspettiamo magari la chiusura oraria, adesso non lo No, so, ma non era solo per capire chi stessi seguendo e cosa stessi Sì. facendo. Perfetto, bello. Allora, niente, a Aspettiamo un dopo. attimino, tanto Buon siamo qua, lavoro. io anche ho riaperto le mie chart, vediamo un attimino se c'è qualcosa. Con Adesso calma. mi muto, così. Sì, easy. Tanto anch'io mi mangio qualcosina di colazione, sono qui. Perfetto, anch'io. Allora, Sì. ragazzi, a dopo. Sì, Niente, tanto buon sempre. lavoro. Anche a voi. Se avete qualche idea di qualche grafico, qualche analisi così, preparatela con la spiegazione, gliela mandate in chat così appena arriva la vediamo.
No, Sassa, l'audio c'è, semplicemente stiamo aspettando Luca che arrivi alla postazione. Intanto chiude la candela ad H1. Ce l'abbiamo l'audio. Buondì. Buongiorno. DJ si è girato, fuck, che non lo stavo guardando. Sto guardando giù, e anche lui è venuto giù. Peccato, peccato, DJ. Tutto affare della scorsa notte, DJ. Qualcuno in chat ti ha inviato una chart. Guardando adesso. Mi ha cancellato l'analisi di ieri, zio cane, la stavo rifacendo. L'H1 ha sfondato il mio livello chiave a 1,26 e adesso aspetto la chiusura. Sorry. Dicevo, aspetto la chiusura di H1, se chiude al di fuori aspetto il retest su 26 e Ma vedo su che giù, cosa fa? giù, giù. Anche se stava già venendo giù, quindi non so se mi voglia dare retest per farmi entrare, però vediamo. Il massimo della daily precedente, questa potrebbe aver finito il trend riversista nell'ultimo periodo. Sì, sicuramente da qui il trend è finito. Metterei questo livello un po' più in basso, forse. Comunque qua c'è traffico pulito, quindi è un buon momento, sembra, non sembra male. Dunque, daily qua erano bullish. Abbiamo la resistenza daily.
Buongiorno. 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 Raga, chi è? Si muti solo, please, che... Ho mutato io. Due minuti alla chiusura. H1 mi conferma il break, ma sta chiudendo senza spike. Mandami una chart, Frank, la posso aprire, perché tanto se io ho questa e parli dell'altra sotto così è un casino. Ci confondiamo. Te l'ho mandato. Se la apro. Se lo metto qua. Prima della chiusura. Finire l'analisi stamattina, siamo in ritardo. Beh, questa qua è una bella inversione comunque. Non mi dispiace. Ok, le candele hanno chiuso. Ha chiuso senza una wick in basso. GG ha chiuso, lì sotto. Di questo qua, da H4 come sta messa. Cavolo, GG è veramente un tracker da prendere stamattina presto. Ma è così, noi arriviamo presto sulle chart, quando arriviamo presto è solo ranging, incredibile, quando arriviamo tardi. Questo livello qua è lo stesso 135 mandato ieri sera. E direi che ha funzionato abbastanza bene il retest, la rottura il retest di 135. Yes. Il setup era molto semplice, dopo il break, il retest, l'ingresso. Con 10 punti avevi lo stop sopra 3 candele M30, quindi era uno stop perfetto. Take profit era lì in fondo, 15 punti. Adesso vediamo un po', l'H1 ha sfondato, però non c'è possibilità di entrare perché... Non c'è possibilità di mettere uno stop loss. Bella che è andata, ha rotto proprio ad H4, ritestato, è andato giù. Ciao ragazzi. Ottimo. Buongiorno. Buondì. Ciao. Allora, zoom, apro la chart. Vale. Yep. Chi c'è stamattina? Ciao Zoom. Ciao Luigi. Ciao Luigi. C'è Luca, se c'è Andrea. Ciao. Siamo tutti. Quello è il break che dicevo. È venuto, non ha spike. E ma dici so... quello, scusami, quello bullish sopra il livello o quello bearish? Quello bearish che è ad H1, però... H1. Sì. Non sono abituato, pensavo sia M1, scusa. Hai visto, scusa se ti interrompo, hai visto l'analisi che ti ho mandato su Slack? Non ancora, ho aperto adesso proprio tutte le chart, adesso guardo tutto, eh. Ah, ok, perché l'ho presa e sta andando a TP, incrocio le dita per il TP. Allora, questa qui è l'analisi, giusto? Luigi, c'è ancora? Sì, bravo. E ho preso sia quel piccolo ritestino dove sta la freccia verde. Ecco qua. Vabbè, quella è la rottura di 30. No, penso intenda quello là sotto. Oh, sotto.
quello so. E poi ho preso il retest della, di questa zona blu sotto. Ho fatto questa due alta. Sotto 135, sì sì, da dove è iniziato lo short, da qui praticamente, questa zona. Bravo. Bravo, bravo, buono, buono. Ma sono contento. Bene, bene. Noi per una volta che arriviamo un pelo più in ritardo sulle chart, io soprattutto, si è mosso tutto. Ieri che sono arrivato 2 ore prima e niente si è mosso. Veramente. Ma ieri è stata una zona di range proprio brutta. Mm-hmm. C'è qualcuno che caccia ordini di sottofondo. O Zome o Luigi. No. Io ho spostato lo stop. Ah, vai, tranquillo. Allora, chat. Quello che vi meritate, a dirlo. Allora. Ecco qui quello che doveva succedere. Molto bene, molto bene. Abbiamo reagito alla zona, adesso siamo lì, siamo sempre un po' di una zona un po' di ranging dal mio punto di vista, questa resistenza d'H1, questo range piccolino, cioè mica tanto piccolino, in realtà sono 15 punti, però chiudessimo al di sopra sarebbe meglio, di sicuro. Abbiamo questo livello daily qui. Potremmo aver fatto anche semplicemente un retest di questo livello per poi continuare bullish, sfondare la resistenza e arrivare a fare un weak fill. Qua era lunedì, giusto questo qui? Yes. Livello del weak fill del lunedì. Stavo guardando giù che si sta muovendo forse per fare il retest, forse. Però non vorrei che fosse un fake out, dato che l'altra candela ha chiuso senza spike, quindi... Marietta, sempre GJ, che è lì e combina le sue cose. E non è male. Questo range chiudesse qui, si può pensare a un acquisto dal supporto fino a quella zona lì. Vediamo quanti punti ha questo range. Una quindicina. Non male. Però l'H1 di prima ha chiuso bearish, fino a che non abbiamo qualche chiusura bullish. Non c'è conferma. Siamo sempre in questo range generale da 134,6, 135,6. Non male che avevo razzializzato. Eh sì. Mi è arrivato supporto 4 ore. Questa zona qui. In realtà ha tappato un po' più su. Ma qui è un casino di weak. Un casino di rejection. Capito bene. Sai, più che altro, Rambo, non vorrei che GU, quella che ti ho mandato io che stavo guardando, abbia fatto questo movimento al ribasso, che è il classico, diciamo, fake out o comunque movimento che fa prima dell'apertura di Londra, dove va da una parte e poi quando apre Londra si muove totalmente al contrario. Infatti, non dico che sto guardando per degli acquisti, però in caso dovesse tornarmi sopra il livello e formare supporto, non sarebbero male anche lì degli acquisti. Però Euro AUD e US30 invece niente stamattina. Tutti che fanno Euro AUD entrati in un canale di ranging e US30 in un canale di ranging da ieri. Quindi Euro AUD non è tanto in ranging, a vedere dalla chart di Gabriele. Ma nella mia sta per approcciare una zona di ranging, poi adesso guardo quella che Gabriele. Ah, ok. Anzi, ha anche delle ottime candele lì sulla sinistra.
What a pullback, GJ. What a pullback. Bravo. Allora, notiziucce ce ne sono? Allora, oggi... Sembra niente di che, c'è poi il retail sul dollaro all'apertura. Più tardi. Sì, certo. Ah, e di oggi anche i tassi sul CAD. Sempre in New York. Sta pushando. Ecco, chiudesse al di sopra di questo livello qui. Andiamo a farci un bel Wakefield Daily. Abbiamo una trentina di punti. Aspettare una delle idee dei trade di stamattina. Vediamo se riesco a prendere sta Biro. Un colore decente. Chiudiamo al di sopra di questa zona qui. Con la candela che viene qua in alto. Poi dopo formiamo supporto in questa zona qui. Senza chiudere al di sotto, aspettiamo una candela bullish che formi supporto e dovremmo andare fino in cima se chiudiamo al di sopra. Mamma mia, se sono storte queste robe. Ma è difficile disegnare col mouse. Questo qua non sarebbe male, sai? Questo setup mi piace assai. Sì, cioè ci sono una trentina di punti. Già meglio di GJ che sta andando via. L'unica cosa è che dobbiamo avere una chiusura al di sopra di quel livello lì, perché è un livello 4 ore. Poi il primo target è questo, però a livello daily entriamo in una zona abbastanza interessante. Perché poi qui, scusami, sorry, tutto questo range qua, oh madonna, queste frecce. Tutto questo range daily lo potremmo mirrorare da questo lato qui, sono molti punti. L'uptrend è iniziato da un po', direi che da qualche giorno che andiamo bullish su GBP CAD, sempre con petrolio che perde valore. Adesso siamo andati a ritestare questo supporto qua ad H4, abbiamo tappato nel supporto, rejection, flippato bullish l'H4. Stata in frame un po' più basso, abbiamo una chiusura al di sopra di questo livello qua, 1.75400. Primo target è il weak fill, ovviamente 15-20 punti, il range di 30 punti. E poi se si lascia qualche runner, cioè questo weak fill di questa freccia qui, e poi tutta la candela. L'unica cosa, bisogna stare attenti che venga rotta questa zona qua, altrimenti ci troviamo magari in una zona di consolidamento al di sotto, qui in cui il prezzo fa su, giù. Comunque vedo che mentre che io spiego si sta già dando da fare, quindi andiamo pure di nuovo a vedere a time frame più basso. Questo è GCAD. Questo qui è GCAD, sì. C'è ancora una freccia che deve essere... Ok. Quindi sta già approcciando quel livello lì. Ad M15 non è niente male. Se pusha forte, mamma mia, pusha alla grande, mentre GJ si rimangia il movimento. L'H1 può sempre flippar bearish, come dicevamo prima. L'M15 sta per chiudere tra 3 minuti. Mamma mia, se pusha forte GCAD. Adesso vediamo questo M15 come chiude. Wakefield è lì, sempre lì. Ci sono diversi livelli, per andare bullish. Aspettiamo un po'.
questo break retest non è per niente male. Allora, stiamo arrivando anche a 75.500, che è un livello importante, un livello anche psicologico, un livello numerico. Vediamo come reagisce. Sicuramente breccare questi massimi qui è molto utile alla nostra causa, però dovrebbe anche darsi un pelino una calmata, non sarebbe male. Ritest, continuazione, adesso vediamo un po'. Ritest e continuazione. Ciao, scusami, mi sono smuttato perché volevo chiederti un attimo una cosa veloce. Posso o... Assolutamente, sì. Ah, tu hai detto che è un livello su GCAD è un livello importante a livello psicologico. Ma perché quello lì è importante a livello psicologico? Perché 75.500 è una cifra tonda, no? Come 75.600, sì, 700, sì, 800. Sì, sì. E quindi un livello psicologico, diciamo le cifre intere, rotonde. Ok, perfetto. Grazie. Sì, quindi è una teoria dei tondi. Sì, è semplicemente per quel motivo lì, niente di specifico. Okay. Perfetto. Grazie mille, adesso mi rimuto. A dopo. Figurati, vai tranquillo. Figurati. Allora, ok, M15 ha chiuso. Yes. Bullish. Allora, a me piacerebbe vedere un M30 bullish, perché mi dà più certezze. Però questo M15 qui ha invertito bene, perché ha toccato nel supporto d'H4, ok? E ha rigettato completamente, chiudendo bullish al di sopra dell'altro range, al di sopra della resistenza H1, che è un pelino in basso, ok? Al di sopra della resistenza d'H1, rompendo questi massimi. In realtà questo non ha rotto, però ha rotto questo, diciamo che dalle 4 del mattino ha rotto tutti i massimi. Stiamo ritestando, e se uno volesse mette un bel buy stop qui sopra i massimi, con stop loss, sarebbe poi sotto i minimi, qui 12 punti di stop loss, primo target 12 punti, one to one. Pensando di fare io. Secondo target 26 punti, un trade potrebbe essere questo qui, assolutamente. Ah, e poi volevo aggiungere un'altra cosuccia, che ieri parlavamo anche con Zome di queste live. Intanto GJ ha flippato. Ecco perché aspettiamo sempre la chiusura delle candele, mood, si poteva mettere il sell stop. Ha flippato? Sì. Ha flippato a time frame M30, l'M15 ha chiuso bullish. Siamo in questa zona qui dove è probabile che iniziamo a fare un po' di ranging. Però potrebbe tranquillamente venire giù dritta. Diciamo che occasioni di entrare qui ne vedo poche. Se questo M15 chiudesse bearish senza già andare giù troppo, si potrebbe poi entrare sul retest. Io comunque quei buy stop su GCAD li ho messi per fare il weak fill sui massimi. Mi piace perché ho visto anche, sto guardando anche come ha reagito al livello che ha rotto, che ha effettuato il break, e come lo ha ritestato e lo sta rigettando in questo momento. Io ti parlo sempre di un M1 che sto tenendo sotto controllo. Sì, dentro l'M1 rigetta sul livello disegnato ad H1. Esatto. Eccolo proprio lì, guarda. Quello che ti dicevo, perfetto, proprio stato. That's it, that's good. L'unica cosa che mi faceva impazzire era questa resistenza qui, questo massimo qua, quindi nel caso in cui venisse infranto, ci sta. Però diciamo che l'M30, se non pusha già adesso fino a target e rimane in questa zona qui, torna a ritestare questo livello. Dovrebbe ritornare a ritestarlo. Quindi per me ancora un po' di wait. Però il trade è assolutamente in play. Abbiamo già spiegato bene prima, non c'ho voglia di... Cioè, non è che non voglio rifarvi la testa, ripetervi
stesse cose, ha toccato il supporto ad H4, rigettazione, chiusura bullish al di sopra del livello. E tutto un po'. Qualcuno ti ha inviato qualcosa in chat? Vado a vedere. Dicevo, hai visto ieri che Trump ha dichiarato che chiude i rubinetti all'OMS? Ho visto, no, ho anche scritto quello che ne pensavo, l'hai letto. Ah, no, non ancora, perché non ho proprio ancora aperto Telegram, niente, quindi dopo allora me lo vado a leggere. Ora Audi, buono. Gabriele, sei entrato, allora, vediamo se è ancora l'analisi di prima. Abbiamo quel livello lì, 71,680. Abbiamo iniziato a consolidarci sopra, a formare supporto M5. Sì, questa sarebbe stata l'entrata ottimale, probabilmente sul retest di questo M5 qua, dopo che questa ha chiuso bullish rompendo i massimi di quella prima. Comunque, sembra un buon trade con uno stop loss onesto. Se fosse tornato nel range ribassista avresti chiuso in fretta, quindi mi sembra molto sensato. Ricordati Gabri, parzializza e break even. Quando... Sì, infatti adesso ho messo break even, ho preso un quarto della posizione subito. Bravo. Perfetto, mi sembra più che ottimo. Sì, GJ, esatto. GJ ha questo livello, sta facendo quella roba lì che dicevamo di andare subito giù. GJ, diciamo che è un bel po' di giorni che non scende sotto questo livello qua di supporto. È una settimana e secondo me rimbalzerà un po' di arrivare giù, tornerà su. Non la farà passare troppo liscia, anche se dopo quella candela daily di ieri un sacco di compratori, di quelli che operano a time frame più alti, si saranno posizionati in buy sicuramente con degli stop sotto queste candele daily per andare a portare il prezzo fino a questa resistenza qui. E diciamo che GJ, se oggi fa una candela bearish e rompe questi minimi, fa un bel ciao ciao a tutti gli swinger della zona e li lascio per conto loro. GBPK intanto sta andando, l'M5 nuova starà facendo una wick in basso, dovrebbe flippare bullish e continuare anche sopra questo livello qui siamo arrivati. Anche qui un buy stop sopra al flip, non è niente male questo trade su GBPK, spero funzioni, mi auguro che funzioni. Ma ho una domanda un po' più tecnica. Vada. Praticamente quando le candele chiudono con una shadow che è quasi nulla. Shadow intendi la wick, la coda? La wick, sì. Ok. Può voler dire che il movimento sta finendo? Assolutamente, può voler dire che non c'è range in quella direzione per continuare con il prezzo. Ok, non è una cosa sicura, ma diciamo che quando una candela chiude in questo modo qua, e tanto ce l'abbiamo nella registrazione, ma prima l'ho detto, sì, chiude bearish, ma non ha alcuna wick al di sotto. In più stiamo arrivando nella zona di supporto, quindi non sarei entrato una sell in questa zona qui per quel motivo lì, fondamentalmente. Perché non c'è range per andare giù, infatti il prezzo poi ha continuato, si è girato. Penso per prendere liquidità e continuare verso l'alto. Invece nel momento in cui abbiamo una wick, intanto GBPK del trade sta andando alla grande. Yes. E nel momento in cui invece abbiamo una wick come questa qui, nel momento in cui ci troviamo ad acquistare, abbiamo già un range fresco appena formato che possiamo andare a fillare, ok? Invece nel momento in cui non c'è nessuna wick, quando qua iniziamo ad andare giù non abbiamo nulla a sinistra che ci supporti, mentre qua abbiamo il wick fill e la continuazione. Non so quanti spunti abbiamo dato per entrare a questo trade, sia entrare al mercato subito, sia entrare sui massimi dopo questa rottura, sia mentre questo M5 era bearish, pochi secondi fa ho detto che si poteva entrare perché stava per flippare ed era già consolidato sopra questo livello qui. Quindi un ottimo trade. Infatti io sono dentro. Tu un puoi già parzializzare qualcosa se sei entrato subito, perché siamo arrivati a 12 punti.
12 punti per l'ingresso aggressivo, 5 punti, 6 punti per l'ingresso più, com'è che si dice? Boh. Comunque, Gabri, una cosa che volevo dirti, se noti spesso nelle candele che chiudono pulite, nette, senza uno spike, senza una shadow, come lo chiami tu, se noti spesso e volentieri la candela successiva fa il movimento contrario a quella candela lì. Perché appunto, come diceva Luca, quando non dà uno spike che ti dà, diciamo, l'occasione del range in cui si dovrebbe muovere, tendenzialmente il prezzo tende a fare tutto il movimento contrario. Non sempre, ma spesso lo fa. Sì, boh, perché infatti lì su Euroaud a M15 ha chiuso praticamente senza wick e poi ha fatto un po' di fatica a salire. E ovviamente adesso ho preso il secondo parziale, si è fatta 15 punti, però va bene lo stesso. Normale. Cioè, per sicurezza ho preso più parziali perché vedevo che iniziava a rimbalzare molto su quel livello. Giusto, giusto. Infatti prendere i parziali serve proprio a questo, per evitare appunto che ti ritorni magari contro. Interrompo solo un secondo, se qualcuno è saltato su GVP CAD, stiamo approcciando la zona del primo take profit, dove potremmo incontrare qualche difficoltà. Arrivati in una zona del genere è sempre meglio parzializzare qualcosa, anche perché sono 13 punti, perché una volta arrivato qua il prezzo potrebbe tranquillamente andare fino a target senza esitazioni, ma potrebbe anche semplicemente rigettare il livello e tornare a break even. Quindi in questa zona qua di 12-13 punti, a seconda dell'ingresso, mi raccomando, iniziate a parzializzare qualcosina. Io infatti ho già parzializzato, appena approcciato il livello, ho chiuso tre quarti della posizione e ho lasciato l'ultimo con i break even a correre. Vediamo se arriva fino al secondo. Perfetto, perfetto. Invece GJ vedo che è arrivato qua, si sta rimangiando movimento, quindi sperando che non sia dovuto da JPY ma dalla forza di GBP dovremmo pushare. Questo M30 approccia quel livello là, probabilmente verrà giù a ritestare, se non arriva a target con questo sì, M5. Ma... Esatto. La nuova M5 è lì. Sta approcciando il livello di difficoltà qui a sinistra, vediamo che cosa combina. Ok, quindi io questo qua, se qualcuno fosse entrato tranquillamente break even, nel caso in cui venisse stoppato, si può pensare poi a un altro ingresso, ma vediamo. GJ è sempre lì, in questa zona molto trafficata, molto incasinata. Guardate la differenza di market structure tra GBP CAD in questo momento e GJ. GBP CAD è assolutamente perfetto. Rigettazione del supporto d'H4, retest, continuazione bullish, mentre GJ è un assoluto casotto. Bullish, stoppato qualsiasi venditore, continuato qui, stoppato qualsiasi compratore dopo questa bullish. Un casino, diciamo. Io vi lascio 5 minuti, vi lascio chart. Dicevi piccato qui davanti. Yes. Anzi, vi aspetto la chiusura M30. Anzi, no, vado subito. Adios. Yes. Qualcun altro, ragazzi, dentro qualche trade? Andre, Christian, Ettore, qualcuno di voi? No, attualmente no, stavo analizzando un po'. Ok, sì sì, no, ma ho chiesto giusto per tenere un po' viva la sito, ho detto magari qualcuno si addormenta sulla chat. Morti tutti. Dino, tu sei dentro a qualcosa? Stai guardando qualche trade? No, al momento ho visto gli indici scende senza di me, sto aspettando. Giusto. Ieri sera sono venuti giù, ho visto che il Dow Jones in Asia ne è venuto giù, ha rigettato il livello chiave, pam, ed è venuto giù, solo che ovviamente era in Asian. Quando non trado Asian, si muove tutto, quando trado Asian non si muove niente.
Se ne accorgono, no, Zoom, ti vedo. Lo sanno. Dico, ah, è entrato Zoom, è bene. Ranging. No, quello succede a me. Okay. No, a me parte il verso contrario. Ma lì è il tipo francese, Dino. Sei tu l'unico che può combatterlo, ricordati. Un cazzo, GJ, se hai letto l'analisi di ieri, sotto ci ha scritto Luca, fai attenzione al livello 135. Allora è partito, è arrivato a 135 e poi si è rigirato e mi ha preso il break even. Normale amministrazione. Comunque, meno male che ho parzializzato. Poi ho fatto un'altra candela, una mezza doce di merda. Volevo entrare, ma ho detto meglio di no. Aspettiamo un'altra bella candela e non ho fatto a tempo. È andato direttamente all'inferno dove volevo andarsi. Bene. Senza di me. Volevo dirti, Gabri invece è bene perché ho visto, guardando EuroD, che sta spingendo, quindi top. Sì, adesso devo capire se arriverà effettivamente al take profit finale o conviene chiudere l'ultimo parziale prima. Ma ti dico, in questi casi, ti dico, quando non sono nel dubbio così, faccio trailing stop. Quando sei nel dubbio che non sai se parzializzare tutto, chiudere tutto o portarlo fino all'ultimo TP, magari il trailing stop è la risposta giusta. Lo continui a seguire, continui a spostarlo magari ogni volta che forma un supporto, un livello, e poi continua, glielo sposti dietro. Leva lo stop loss, fidati di me. Sì. EuroD lo volevo comprare, ma non mi ha dato occasione. Manca a me. Quando ho aperto le chart era già tutto che si muoveva, ho detto a posto, è già andato. No, ma io aspettavo che ritracciasse, solo che non l'ha fatto, cioè ritracciato talmente poco che non era tradabile. GCAD sta per chiudere il break even. Break even chiuso. Eccomi qua, ci sono. Allora, vedo che l'M15 ha rigettato un po', è arrivato praticamente a stoppare gli ingressi di prima. Esatto, infatti a me ha preso break even. Però ha chiuso bullish al di sopra del livello e adesso dovremo aspettare che formi supporto o mettere un altro buy stop al di sopra di questa zona qui. Questo primo trade è andato. Allora. Mettere un bel quadrato. Allora, in chat è arrivato qualcosa. Ovviamente dopo che mi stoppi a break even. Eccoli, ok, secondo. Mi sembra anche giusto. Meno male che avevo parzializzato tre quarti della posizione. GJ alla fine aveva chiuso bullish.
L'M15 aveva flippato alla fine in chiusura. Ha chiuso bullish ma al di sotto di questo livello qua. Infatti è arrivato lì e l'ho rigettato un pelino. Se questa chiudesse bearish al di sotto di questo livello qui, sarebbe occasione per un altro short. Qui in mezzo siamo in un canale di ranging. Vediamo un po'. Che cosa hai intenzione di fare? Ti mando EURUSD per farti vedere quel canale di ranging che dicevo prima, che non vedevi nella chart di Gabriele, però io ho segnato. Sì. Vai, vai, manda. Magari la vede anche Gabri. Qui il retest è stato perfetto sopra questi, yes, queste candele qua. Sarebbero già una decina di punti. Mm-hmm. 8 punti. Ottimo trade questa mattina. Finalmente, molto meglio della mattinata di ieri, che era presso mia, che tutto ranging. Ieri è stato uno strazio, davvero. Buono, molto bene. Ti ho inviato la cosa in chat. Non è ancora arrivato, ma su Telegram, su... Ah, no, perché, vedi, c'avevo il coso... Aspetta. L'hai mandata in privata Ettore, ho sbagliato, perché c'avevo... Non so perché avevo il coso... Quando clicchi sul nome te lo seleziono. Ora c'è. Quello che c'è lì sulla sinistra. Sì, è arrivato, è approcciato in questo livello qua. Però questa H1 qui che ha fatto supporto sull'uptrend, yes, ha dato sicuramente, si deve entrare con un bel stop qui, o anche a mercato con lo stop un po' più piccolo. C'erano ottime possibilità su EURUSD, secondo me, stamattina. Ovviamente, okay, per una volta che non ti sei svegliato alle 5. Esattamente, lo stavo per dire, per una volta che non mi sono svegliato a quell'ora, lui ha fatto tutto. Già. Le parei. GG ha rigettato lì, sta approcciando. Movimento bearish, come dicevamo. H1. Però qui abbiamo tutte queste wick, tutta questa zona di wick a sinistra qua, che non è... ma se è chiaro questo colore. Che non è per niente simpatica tutta questa zona qui. E potremo trovarci a fare la stessa cosa. Questa freccia qua è dopata, abbiate pazienza. Fino a lì. Abbiamo la rejection anche da sopra, su questo livello qua. Diciamo che non siamo in una zona molto felice. Per GJ. Chiudessimo invece bullish sopra questo livello qui, potremmo tranquillamente continuare fino a 135. O bearish da qui. Provare ad approcciare di nuovo i minimi. Però comunque un livello un po' trafficato. GP Cad prepara una bella inversione. Mm-mm. Sempre, yes, da quel livello di là. Iniziare. Chiudesse anche a fake out, avremmo un trade, l'unica possibilità di venta chiudessimo al di sotto di questo livello qua, finché rimaniamo a rimbalzare in questa zona al di sopra della resistenza, che ormai è supporto, non c'è alcun trade, diciamo. Io resto ancora, secondo me si sta semplicemente preparando per arrivare fino al secondo target, solo che fa un po' di retest magari sul livello, perché tecnicamente ancora quella candela bearish a toccare il livello di quella precedente non c'è ancora arrivata, quindi potrebbe... No, infatti, finché non rompe questo livello qua, esatto, questo minimo qua, siamo sempre dell'idea bullish. Absolutely. Vedendo che questa H1 ha flippato così tanto, anche chiudesse magari bullish poi in questa zona qui, si potrebbe pensare a un retest e un weak fill di tutta la candela d'H1. Buongiorno. Buongiorno. Buondì.
Tutto a posto, bro. Dormito bene? Sì, ho sparato Asia alla finale tra mezzo, adesso ho dormito un poco di più. Pronto a ricacciare i punti. In chat ci chiedono quanto spread abbiamo su G-Card. Io ho un punto e mezzo adesso. In questo momento è stranamente basso, anche da me ho un punto, però di solito ne ho almeno tre. Però in questo momento è ottimo. Sì, in questo momento è veramente basso. Strano che sia così basso. GG che combina. Ok. Cosa hai fatto in Asian Brew? DJ. L'hai presa bene? Com'è andata? Ventina di punti, 25. Buono. Allora andata bene. Quando ho rotto qui era il trade di Asian. Sì, ma ha fatto delle cose che non devastanti, cioè. Parkour. Lì è un parkour. Rompe, cose... viene giù fino al supporto, candela successiva, boom. Torna fino a resistenza, candela successiva, rigetta e torna di nuovo a supporto. Lì bisognava essere veloci. Entrare, parzializzare, break even. No, vabbè, comunque ci ha messo mezz'ora andare a supporto. Questo è un M30, una candela abbastanza pesa. M15, bearish così, ingresso qua, stop loss qua, take profit. Esattamente qua. Era un trade abbastanza perfetto. Poi quando questo M15 ha flippato e chiuso bullish c'era tutta la possibilità di uscire dal trade con un ottimo profitto ancora. Era ottimo secondo me GJ. Qui ha ritestato quel livello là. Sembra voglia chiudere bearish, mancano 5 minuti a un M15 e 20 minuti alla chiusura dell'H1 all'apertura di Londra. Volevo dirti, Bru, tu su Slack l'hai condiviso, giusto, la cosa di Asian? Sì, l'ho messa sulla sessione. Perfetto, così la vado a vedere adesso. E non ho ancora aperto nulla, stamattina sono svegliato anche un pelino più tardi. Noi, bro, abbiamo preso questo movimento qui di GBP CAD con l'M15 nuova, con l'ingresso, col buy stop, quando ha flippato bullish, ha dato, con ingressi uscite perfette 14 punti, diciamo 12 punti erano tranquillamente prendibili. Buono. Allora, 9 M5 di G-Card sta provando. Vedi che qua è iniziato un po' di consolidamento. Torniamo giù. Visto adesso Luigi la cosa del gold, mi piacerebbe seguirti, guarda, te lo dico con tutto il cuore. Al momento quanto spread ho sul gold pure, vediamo. Allora aspetteremo le notti d'estate. Sperando che ritornino normali, perché sennò... Vabbè, ti dico, al momento è abbastanza fluttuante, cioè mi passa da 7 punti a 5 a 2 punti nel giro di veramente poco. Quindi direi che è molto fluttuante. Gabriele ha mandato un'altra chart. Perfetto. Top. Ottimo. E la file, diciamo, era qua. No, non ce l'ho più aperta, la chart di prima. Anzi, sì, ce l'ho. Eccola. Questa candela qui, che presto siamo arrivati da qua. 72, 3, 2, 1. Perfetto, abbiamo mirrorato questa candela qui, come dicevamo prima. Abbiamo continuato. Top. Ottimo.
se qualcuno vuole mandare qualche chart che trada qualche altra coppia, non c'è alcun problema. Mandi pure. Vedo che l'M5 di GBP CAD sta provando. Oh, ma perché mi si è buggato? Vedi che non ci sono più i prezzi. Ma cosa? What? Ma te lo giuro che mi è già successo una volta. Vedi, mi ha fatto sparire i prezzi da qua a là, ma che senso ha? Non voglio ricaricare la pagina perché poi mi cancella i disegni, i livelli. Calcola già la tua bravura, sa già tutto, lui dice un tanto è capace, sa già tutto. Sto cazzo. Sa già dove sono i prezzi. Sa già dove è posizionato tutto. Ma dimmi Teo. Oh. Oh, boh. GJ, it's a mess. Sì, questo supporto da H4 potrebbe fare qualsiasi cosa GJ in questo momento qua. Ok, l'M15 ha chiuso. L'M15 ha chiuso, GJ ha chiuso bearish. Diciamo che il setup di ritest e vendita non sarebbe male, però il range è troppo piccolo per prendere un trade all'interno qui. Sono 10 punti di range, in 10 punti di range è difficile prendere 10 punti. Se conti che ne hai tot di spread, tot esatto. Che devi mettere, no? Troppo sfavorevole. Esatto, GBPK, se qualcuno fosse ancora in buy, io consiglierei caldamente di uscire in questo momento qui a break even, casomai non avesse parzializzato, ok? Perché questa M15 qui può tranquillamente chiudere di nuovo al di sotto del range, ok? In quel momento lì non sapremo bene cosa fare, perché M30 sarebbe un gran bel fake out, però ad H1 sarebbe bullish, con una bella week lunga da fillare dopo questo retest, come dicevo prima. Mentre se deve continuare bullish, questo M15 qui chiuderà bullish e si potrà entrare dopo questo M15 qui. Diciamo che il setup sarebbe perfetto, se, perché avremo il break, il retest, la formazione del supporto M15, bullish in questa zona qui e poi la continuazione del movimento fino alla resistenza e al daily week fill di praticamente lunedì. Anzi no, di ieri, quello di lunedì era su GJ, forse. Sì, sarebbe stato. Comunque, siamo professore nel supporto dei... Lì GVPCAD sta facendo... GVPCAD stamattina ci ascolta, non possiamo aprire la bocca che fa quello che diciamo. Sì. Esatto. Bene. Non so se provare ancora una piccola entrata sul break retest di quel livello lì, che era praticamente il primo target del primo trade, per provare a portarlo fino al secondo, oppure niente, oppure tenere al momento ancora così.
Beh, quindi c'è andata solo, non ha rotto i massimi, sta rigettando per continuare. Bearish. Finché non abbiamo chiusura, in questo momento non c'è più nessun trade da prendere. È incastrato lì dentro anche lui. Eh sì, adesso si incastrerà. La cosa, tra virgolette, peggiore a livello di setup sarebbe se questo M15 chiudesse qui tra questi due livelli qua, senza tornare nel range di prima, ma senza chiudere bullish per continuare. Chiudesse qui così non sarebbe granché, diciamo, l'H1. Ha sempre quella resistenza lì, però avremo poi a quel punto lì un M30 molto bearish. Sei mutato, Luca. Giusto, mi ero soffiato il naso, mi ero dimenticato di smutarmi. Stavo dicendo... Dovevo muovere, non parlavi. Dicendo stamattina il... Diciamo stamattina i movimenti sono avvenuti prima di Londra. E quindi adesso per l'apertura siamo un po' più rilassati, un po' più tranquilli. Ripeto sempre, se qualcuno vuol condividere un'analisi, la mandi nella chat con eventuale punto di ingresso, eventuale take profit, eventuale stop loss, tutta bella labeled in modo che possiamo capire. Gabriele dice che su EURD ha spostato il trailing stop e ora l'ha messo precisamente dove aveva il primo take profit. Ottimo, direi. Fantastico, quindi sta continuando a pushare EURD. Eh sì, non lo sto guardando, ma penso proprio di sì. Sì, a bestia proprio. A cannone. Io te l'avevo detto, Zoma, che ce l'aveva di spazio per andare. Però io ho visto quel canale di ranging che ti ho mandato e non mi sono troppo fidato, più che altro anche perché non mi ha dato setup. Madonna, ma alla grande proprio. Sì. Hai laggato un pelino, eh? Non si è sentito tutto. Sì, no, dicevo... Dicevo esattamente proprio la giornata in cui non guardo EURD, lui... Sì, qui era perfetto, perché proprio sì. L'M30 ha rotto i massimi, si poteva entrare con retest, con uno stop loss piccolo soprattutto il livello precedente, perché con l'ingresso qui mettevi lo stop loss di 20 punti sotto tutto il livello precedente e il primo take profit era qui, nella prima zona di pericolo, tra virgolette. Veramente 70 molto. Punti e poi quello che continua ad andare ormai ne ha 100. Veramente ottimo, muove ottimo tanti punti. Bravo Gabriele. La weekly addirittura si prepara per continuare bullish, abbiamo ancora domani dopodomani e potrebbe addirittura uscire uno swing trade da qualche ingresso in questa zona qui, nel caso in cui rompessimo questa resistenza qui. Difficilmente torneremo al di sotto di questo canale qui, potremmo poi ritestare all'interno della resistenza, ma per continuare poi bullish, quindi quell'ingresso lì, anche una posizione piccola, tienila, giusto per il gusto di provare a portarla molto più in alto. Infatti stavo per dirglielo, Gabri, se riesci a tenere un piccolo parziale, a provartelo a portare fino alla fine della settimana, secondo me potresti riprenderti tutta la nuova struttura bullish che potrebbe andare a formare nuovi massimi. Mm-hmm.
Si muove molto bene da zona a zona, Rudy. Sì. Consolida, poi una volta che brecca si muove bene, infatti. Si vedono bene i livelli. Andiamo. Break, continuazione, break, continuazione, break, continuazione. Bullish, la stessa cosa. Dice, il problema è che ho solo un piccolo parziale e vado di trailing stop finché riesco. Eh sì, per provare a prendere la swingata come ti dicevamo noi, ovviamente devi rinunciare al trailing stop, quindi vuol dire che devi mettere proprio break even sul punto di entrata e la sacrifichi proprio, dici o questa mi fa la swingata o me la chiudo a zero. Sì, io infatti intendevo se avessi qualche ingresso da questa zona qui, da quando è partito, potrebbe non tornare, però se avessi qualche ingresso da qui, da quando è tornato in questo range, è probabile che verresti stoppato comunque. DJ sta continuando ad andare giù. L'idea del trade di prima avrebbe teoricamente funzionato, ovvero quella di aspettare le M15 bearish per continuare il movimento ribassista, però come appunto dicevamo prima, sono 10 punti tutto il canale, se ne Quanti punti sarebbero di candela potuti, sei? ma se 6 punti non conviene tradarlo. Se poi conti Più che che ne hai due o cade, tre. sta continuando perfettamente, le M30 al retest, weak fill, dovrebbe raggiungere la resistenza. Sempre se non ci mettiamo a consolidarci tra questi due livelli. Quattro minuti all'apertura. Ah, comunque prima che parlavamo di Trump, dell'OMS, che ti dicevo che avevo scritto la mia, poi non abbiamo concluso il discorso, adesso vado a riprendere il messaggio. Non ha tutti i torti che se il suo scopo è quello di buttare fango, diciamo, sulla Cina, quello di passare dall'OMS, togliendo i finanziamenti, è un'ottima mossa, diciamo, ok? Perché cos'è che succede? Che vuol far pagare alla Cina il mancato avviso in anticipo, il mancato avviso su quello che era realmente questo virus, realmente la sua viralità e la sua mortalità, attacca l'OMS, gli toglie i finanziamenti, l'OMS si troverà praticamente costretta a dichiarare che non è colpa sua se non ha detto niente prima, ma è la Cina che in principio ha insabbiato il virus. In quel momento lì si fa una dichiarazione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità contro la Cina. Trump sicuramente avrebbe un bel sorriso, 32 denti sulle labbra, e sicuramente i rubinetti dei fondi, dei finanziamenti all'OMS da parte dell'America riprenderebbero a scorrere, secondo me, abbastanza in fretta. Però più che altro ti dico una cosa che adesso non c'entra così, però mi viene in mente, ma davvero il Presidente degli Stati Uniti d'America non era al corrente della reale situazione? A me sembra un po', cioè, non so come dirti, non è, dici, l'ultimo degli ultimi, che dici, ok, potrebbe che non era al corrente della cosa, secondo me. Ma diciamo che comunque la Cina non è così trasparente, quindi diciamo che tutto è possibile, la verità noi non la sapremo mai, questo sicuro, però non lo vedo uno scenario così impossibile che lui appunto non ne fosse al corrente.
più che altro per questa questione che la Cina sembra che nei dati dichiarati già dall'inizio sui contagi non avesse mai tenuto conto dei contagiati asintomatici, che sono la maggior parte delle persone, quindi i numeri della Cina dovrebbero essere stati praticamente il doppio, se non il triplo, di quelli dichiarati all'inizio. Ecco qua. Se ne è fregato di questo livello qui con la liquidità dell'apertura di Londra, quindi questo è un secondo trade messo in play. Come dicevamo prima, nella registrazione c'è tutto. Se questo M15 qui mi va a chiudere bullish, dicevamo prima, al di sopra di questo livello qui, posso pensare a comprare da qua a qua. Se invece questo M15 nel downtrend mi chiude bearish, quella dopo probabilmente andrà a formare nuovi minimi. I nuovi minimi potevano tranquillamente fermarsi qui, dato che abbiamo tutte queste rejection, però con il volume degli affari di Londra, la pressione, diciamo, ribassista, non si fa troppi problemi a rompere questa resistenza. Arriviamo ai minimi daily di ieri. Ecco qua. L'H1 chiude senza wick in basso. Però questo qui era un altro trade. Quello che volevo sottolineare già ieri, che dicevamo con Zome, Zome mi diceva: ah, io mando tutti i breakdown, tutte le cose, però magari la gente ci vede live e decide di entrare nel trade quando entriamo noi, copiando il nostro ingresso, copiando il nostro take profit, senza capirci troppo. Dunque io dico, lo scopo di questa live è in primo luogo l'essere tutti insieme, in modo da vedere il mercato insieme. Chi ha meno esperienza impara da chi ha più esperienza, e questo va da sé in automatico. Però è anche quello di sottolineare tutte le opportunità che accadono, e poi voi, che siete tra virgolette spettatori di queste live, dovete cercare il trade che vi piace di più, che rientra all'interno delle regole del vostro trading plan, che sia sulla coppia che dovete tradare nel vostro trading plan, che rispetti appunto i vostri canoni. Infatti Gabriele molto bene, anche se noi guardiamo GJ, manda le sue chart su EURAUD, esatto, perché sarà nel suo piano, perché gli piace analizzarlo, perché era senza dubbio un ottimo trade questa mattina. Però yes, dico, se volete veramente imparare, la cosa più importante da fare è quella di elaborare delle idee in modo personale, ok, e poi rimanere convinti della propria analisi in modo da portarla a termine con le proprie idee, ok? Perché copiando le nostre è giusto, ci mancherebbe, siete qui anche per quel motivo lì. Però diciamo che per imparare è fondamentale elaborare delle idee a livello personale. Infatti, e ieri poi imparare a gestirle, appunto. Ieri gliene ho parlato con Gabriele, gliel'ho spiegato, gli ho detto: se tu nel tuo trading plan hai la tua coppia che è diversa magari da quella che stiamo guardando noi, e la tua ti sta validando un setup, gli ho detto, non ti fare distrarre da quello che facciamo noi. Assolutamente. E segui la tua. E infatti stamattina hai visto i risultati, ma anche ieri proprio. Gli ho fatto un esempio che ieri mi ricordo che lui voleva entrare in buy stop su EURAUD, che è andato bene in profitto. E esempio, io sono voluto entrare dopo. Come era sostanziale. Hai laggato verso la fine, però penso si sia capito, si sia capita l'antifona, diciamo. Perfetto. Tornando un attimo alla realtà di questi minuti, GBP CAD ha chiuso bearish, però non al di sotto di questo livello qui. Diciamo che quella situazione di ranging potrebbe palesarsi, entrare in buy. Mi sarebbe piaciuto solamente nel caso in cui questa H1 fosse venuta prima in basso a ritestare questo livello qui e poi eventualmente entrare in buy stop sul wick fill ad H1, ma questo primo movimento bullish diciamo che mi ha lasciato tra virgolette senza nessuna voglia di entrare in questa posizione qui. Inoltre questo M15 ha rotto i minimi di quella prima, questa qua è andata in alto e ha rispettato tutti i massimi, quindi potrebbe tranquillamente flippare e continuare bearish. Però bisogna aspettare che chiuda qualche candela anche a time frame più basso all'interno del range. Yes. E appunto scongiurare il rischio di consolidamento, perché appunto, come dicevamo prima su GJ, GCAD è una struttura molto più bella, ce l'aveva prima, però adesso che ha formato questa rejection qui, dovrebbe
queste M15, chiudere bullish per darci un piccolo retest e continuare fino in cima, ok? Altrimenti queste M15 flippare bearish, chiudere al di sotto, ritestare questa zona qui e continuare prima qua ed eventualmente qua. E poi proprio eventualmente giù. Diciamo che spazio ce n'è. Però abbiamo questi livelli qui, di questa resistenza qui, di questa resistenza qui e di questo supporto qui. E potremmo metterci a rimbalzare in questa zona qui. Quindi buy solo se formiamo supporto e sell solo se chiudiamo al di sotto di questi livelli. Luigi, momentaneamente, ti ha inviato una chart. Vado a vederla subito. Yes. Io ti faccio da moderatore perché so che magari non ce l'hai aperta, quindi ti avverto quando arriva qualcosa. Sì. Thanks. Allora. Ecco qua, vediamo Luigi. Secondo me Luigi è su GJ, non voglio dire, ma... o gold. Guarda lì. GJ, ok. Range, no trade, perfetto. Attendo break a retest del livello. Abbiamo questo supporto qui, che è supporto... abbiamo segnato anche di qua, perfetto. Eh sì, praticamente bisogna aspettare, immagino che questa freccia verde significa aspettare una candela bullish che formi supporto, poi riteste la continuazione, e qui invece un break del supporto riteste la continuazione. Esattamente. Dunque bisogna aspettare, se ancora non avete preso nessun trade, questa mattina si aspetta. E comunque, tornando al discorso di prima, quando vedete un setup che vi piace, sarebbe potuto benissimo essere anche questo qui di GJ. Downtrend M15, continua bearish, ingresso qui, stop loss qua e take profit ai minimi delle week. Non necessariamente quello che prendiamo noi live, appunto. Quanti punti hai su GCAD tu al momento? Che io stavo guardando, non ne ho così tanti. Ne ho 1.5. Ma ne ho pochi come prima. 1.5/2 anch'io, però di solito ne ho 3. Ne ho 2 o 3. Se andiamo a vedere M5, vedremo che... siamo sicuramente in consolidamento, questo M5 qui sta provando a rompere il supporto del consolidamento, se lo rompesse vorrebbe dire che l'M15 sarebbe bearish, avrebbe flippato bearish per continuare. Bruno ti ha inviato una chart. Sì, sì, vedo. Io M1 sto seguendo, ecco, seguire M1, stessa cosa che hai detto, sempre GCAD, quindi penso sia questa chart, giusto? Yes. Ebbene, sì. Se forma supporto, sì, perfetto, salire rompendo i massimi, bye. Altrimenti se chiude al di sotto, proseguiamo in ribasso. Ecco qua che iniziato a flippare. Oh, dei morti negli Stati Uniti è arrivato a... amazing, man. 26.000. Amazing, man. Guarda GCAD. M30. Questo M30 qui, avesse chiuso al di sotto, sarebbe stato un buon fake out. Chiudere al di sopra così non sarei entrato in sell. Però possibile ingresso col flip dell'M15, quello sicuro. Quindi GJ che combina? Ha deciso che vuole rompere i minimi, vuole farlo oggi. Vuole salutare gli swinger, GJ. Vuoi dirgli ciao ciao? Sei lì, eh? Sei pronto a dirgli ciao ciao? Toccato l'esatto minimo di ieri.
time frame più basso potrebbe ritornare a testare questo livello qui a 134 e 720 per poi proseguire il movimento bearish. Giove Picard è un altro buon trade qua di vendita, come dicevamo, quando ha rotto il consolidamento M1, ma direi che questo livello qui per i fan dell'M1 sarebbe stato perfetto. Sì, infatti era quello lo stesso che stavo guardando io. Volevo capire se aveva intenzione di restarci sopra o chiuderci al sotto. Sai cosa pure io? Non sto capendo. In questi casi qua, Bru, bisogna aspettare. Bisogna aspettare la conferma giusta, perché è molto... può fregare molto, molto facilmente. Sketchy. Vediamo come chiude. No, già chiuso. M5. M15. Provo a vedere se qualche traduzione più comunque sketchy. Uts. Grand trade. Sell. Così. Big chance, man. Mamma mia, che colpo. Perfetto. Andiamo di nuovo a sottolineare i punti detti da tenere sott'occhio. Questo massimo qua era rispettato, l'M15 ha chiuso bearish, questo ha chiuso bearish. Con la liquidità dell'apertura siamo tornati all'interno del canale, abbiamo continuato. L'ingresso, l'unico di cui si è parlato nella live, era un possibile sell stop quando questo M15 ha flippato. Il target lo vedete da voi qual era, direi che era abbastanza preciso. Ha dato da qui un pelino più in basso una quindicina di punti, visto che il secondo trade chiamato che era possibile prendere con 7-8 punti di stop loss, se si entrava in modo bello sgamato tipo qua si potevano avere anche solo 5-6 punti di stop loss, però il movimento perfetto, 15 che ha chiuso lì, questo qua che ha rispettato il massimo, e poi ha iniziato a flippare, sell stop, take profit, tutto preciso, diciamo. Nel momento in cui venisse un po' di FOMO, ovvero la voglia di entrare perché vedete che il movimento è già avvenuto, vi consiglio di farvela passare abbastanza in fretta, perché... non è una bella emozione. Nel momento in cui inizia a droppare, se non si è entrati nel momento giusto, bisogna lasciare perdere, perché si avrebbe uno stop loss troppo, troppo grande, il movimento anche è già avvenuto. Adesso... esatto. Al momento adesso starebbe o ritestando, se non ritornando sopra il livello. Quindi... al momento adesso, dal mio punto di vista, bisogna semplicemente aspettare la chiusura della candela senza mettersi in testa di entrare prima che chiuda. Ma secondo voi potrebbe essere anche legato al fatto che oggi c'è la riunione dell'OPEC? Ma è piuttosto più tardi in giornata. Non lo so, questi movimenti qui di solito comunque CAD è un... cioè non è la sua sessione, diciamo. Quindi i movimenti di GBP CAD durante Londra sono per lo più dovuti al movimento della sterlina, anche se ovviamente ha il suo peso il dollaro canadese. Però non penso che questi movimenti siano dovuti al movimento, cioè all'incontro dell'OPEC di oggi pomeriggio, non dell'OPEC, del tasso di interesse, scusa. Aspetta, era ieri pomeriggio o sarà oggi pomeriggio?
No, oggi penso. Ok, ok. Sono ben incasinati qua. Anche una conferenza, la banca centrale, programmata un'ora dopo la decisione, quindi potrebbe anche essere una decisione non molto prevista, diciamo. Ah, Zome. Dica? Domani mattina a Londra, ma EuroD potrebbe dare un po' di cose, dato che stanotte ci sono un po' di news su AUD che porteranno un po' di volatilità, ed è previsto, siccome... Oh, ma stamattina mi mancano proprio le parole. Vabbè, come il tasso di occupazione, ecco, siccome è previsto una bella negatività. Sì. Okay. Quello prima di 26.000, mentre questo qua, la previsione è di meno 40.000 posti di lavoro. Ok. A che ora sono? 3:30 stanotte. 3:30. Domani invece, l'indice dei prezzi dei consumatori. Ciao ragazzi, secondo voi un sell su JJ tra 10 secondi su 15 amber? Allora. Ce lo vedi? Ci vedo che questo M15 ha chiuso lì, vedo che siamo a supporto, vedo che ci siamo già mossi tanto, bearish, vedo difficile che da qui arriviamo qua giù senza alcun pullback. Non lo so, aspetterei che questa M30 mi chiudesse al di sotto di questo livello qui. Ah, la M30? No, più che altro perché questa M15 qui intanto è nata senza creare una wick in alto, ma solo morendo. Ha chiuso non al di sotto, ma perfettamente sul livello, quindi questa potrebbe anche venire qua e poi tirare le scopole e tornare indietro. Come potrebbe venire giù fino qui, rompere il minimo, però vedi, questa rejection è molto importante. Qui il prezzo ha fatto la stessa cosa. Prima che questa candela chiudesse era totalmente bearish e poi ha chiuso totalmente bullish. Qui idem, e qui potrebbe fare la stessa cosa. L'unica cosa che mi rassicurerebbe un pelino è quello che dicevo prima della questione che stiamo rompendo i minimi daily, ok, quelli di ieri sono ufficialmente infranti, e potremmo anche tranquillamente rompere questi qua, in modo che GJ si scrolli di dosso tutti i compratori di lungo periodo, per poi proseguire il movimento. Comunque io ti sento un po' male, non so se è questione di connessione o questione di cuffie, di microfono, posizionamento. Ma penso più di connessione. Sendo un po' tipo ovattato, non so se è il termine giusto. Comunque grazie, penso di attendere, sì, che passi prima. Perché il movimento è partito, il retest l'ha dato, questo M30 l'ha dato, qui il livello ce l'avevamo segnato, il nostro ingresso l'avevamo segnato, se questa M15 fosse chiusa, avesse chiuso bearish, quindi l'ingresso ipotetico chiamato era, diciamo, qui. Ora saremmo belli safe. Sicuramente non è piacevole vederlo andare giù così, però... bisogna preservare il capitale, entrare in sell così. Non sarebbe bello. Comunque abbiamo rotto tutti i minimi, mi sa. Mi sembra giusto aspettare, fare una cosa positiva e... sì. Con sicurezza, sì, perché ora c'è un po' di... Guarda qua, guarda che la bellezza. Questo qua provoca piacere fisico. Questo qui è proprio puro piacere fisico. Che ha detto giusto puro piacere fisico. Sì, quando ti manchi, quando manchi un movimento e poi lo vedi che tecnicamente avresti fatto bene a mancarlo, fa più piacere. No, più che altro quando dici che è lì, che vedi che sta già droppando e vorresti entrare, però dici no, aspetto una conferma, e nel frattempo che aspetti la conferma il movimento si invalida. Bravo. Mi piace, va. Dai, grazie. Quindi ci sta, ci sta. GCAD ha tirato dei colpi a formare dei nuovi minimi. Sì, GCAD lo sto guardando con l'occhio sinistro. Ho visto che ha fatto nuovi minimi ed è tornato giù. Onestamente è un gran bel trade, sia l'acquisto di prima, sia questa vendita qua, con la liquidità dell'apertura.
Io mi sono preso la vendita. Bravissimo. Sono molto molto contento. Ho fatto due parziali, uno a 18, uno a 17 pips. Bravissimo. Molto molto contento. Bravo Andrea. Grazie. No, più che altro sono stato zitto perché stavate parlando e... No, ma è giusto. È giusto anche perché uno deve avere anche la privacy di gestire i propri trade, perché comunque adesso io non so bene ognuno di voi cosa faccia, ma siamo qua comunque tra amici come fossimo al bar, però ognuno poi ha da gestire un capitale, che sia grande o piccolo, comunque sono soldi veri. Essere qua e buttare dei soldi veri solamente perché si sta chiacchierando, si sta facendo la risata di troppo nel momento in cui bisognerebbe appunto gestire un'operazione, stare attenti a chiuderla, stare attenti a mettere il break even, tutte queste cose qua è abbastanza affollare. Non so, penso che non riuscirei mai, cioè a livello attuale in cui sono, a gestire una live delle posizioni insieme. Comunque devo ancora prendere tutta la confidenza che avete voi. Sì, sì. Ma Andrea, volevo solo chiederti... Solo questione di tempo. Volevo chiederti, Andrea, hai preso il primo colpo o il secondo colpo? Che sono... Sai cosa mi ha convinto? A parte il livello di resistenza che ha tenuto, poi soprattutto il fatto che stesse formando sempre candele con massimi più bassi. Ok. Mi sembrava proprio una zona di accumulo. Insomma, questa è una roba tua, non voglio interrompere. Sì, l'ho vista. L'M1 sotto il livello. Yes. Possibile ingresso con stop loss qui in alto. E poi allo stesso tempo era, come dire, congruente con il mio swing che ho aperto sul petrolio, che l'ultima volta era sul livello attuale, no? Ok. Avevo veramente uno stop piccolo rispetto al possibile profit. Ti ricordi che poi ho chiuso in anticipo? Sì. Poi ha fatto 10 dollari di variazione due giorni dopo. E essendoci oggi la riunione dell'OPEC, ho pensato appunto proviamola, anche perché il rischio che ho è veramente basso. È l'1% con un possibile 3-4% di profit a seconda di dove voglio chiudere. Quindi ci provo. Top. Perfetto, esattamente. As we said, non so, l'abbiamo detto quanti secondi fa? 10, 15, 20, 30. Ecco voi. Terzo trade della giornata. M1, bearish sotto il livello, breccato. Abbiamo aspettato il retest. Opla. Continuazione del movimento. Io ho questo livello qua, perché a sinistra praticamente in questo momento non c'è nulla. Io ho messo quel livello lì semplicemente perché c'era una wick ad H4, che era questa qui. Quindi potremmo raggiungere questo livello qui e poi iniziare a rigettare un pelino. Però comunque gli spazi, se vogliamo continuare bearish su GJ, ne abbiamo a volontà. Not bad, not bad. Gabri dice che GJ l'ha messo già a break even. Allora lì, ecco lì, target raggiunto. Sì, direi che si può chiamare target raggiunto. Anche se... GBP cade nel frattempo. Perfetto, anche lui. Continua bearish. E ragazzuoli, sta sessione è stata bella killer. È stata un'altra di quelle sessioni dove il mercato si muove, ci dà possibilità di... Di entrare. Cacciare qualche setup. Adesso aggiungo gli altri due cosi qui. Adoi Gabri, oggi fuoco e fiamme. EURAUD, GJ, hai preso a schiaffi oggi. Allora, GBP CAD sell. Io metto 20 punti perché praticamente dal... dal sell stop chiamato sul flip di questa candela qui, il mio target sarebbe stato questa candela qua, sono 17, poi è arrivato a darne 26, quindi io metto 20 per essere onesto, metto 20 punti. GJ invece sta intanto rigettando un po' quel livello lì, un po' di rejection ce l'abbiamo. Comunque GJ era un ottimo trade da prendere abbastanza velocemente perché ne abbiamo parlato ed è successo praticamente subito.
dell'M1 che ha formato bearish sotto il livello chiave, eravamo qua quando ne parlavamo, stop loss qui, take profit giù, e sarebbero, diciamo, per essere onesti, conteggiamo i pips da qui, però l'ingresso sarebbe dovuto essere qua dopo la prima M1. Comunque una quindicina di punti tranquilli, assolutamente. G-CAD lo rigetta bene, quel livello di target che avevi, già dalla seconda volta che vedo che... Ma perché quel livello lì è quella resistenza bella pesante ad H1, che adesso ti faccio vedere. 15 pios. 15. Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno Ferdi. Buongiorno. Siete ancora DJ chiuso, Gabriele, sì, bravissimo, perché ha approcciato questo livello qua, hai fatto bene, lui può tranquillamente rimangiarsi il movimento. 16 punti, perfetto, bravissimo. E quel livello lì, zone, era, vedi, questo livello qui ad H1, per quello bello balordo. Sto vedendo che già la seconda volta che lo tocca rimbalza, torna, lo rompe, rimbalza di nuovo. Sì, sì. Si è mosso parecchio, diciamo che... Da qui in poi, siccome ha dato due ottimi movimenti, sia in pre-Londra con la buy qui, sia in sell, dove si è rimangiato praticamente tutto il movimento, siamo tornati sugli stessi livelli di un'ora e mezza prima, è possibile, probabile, che nelle prossime ore tra adesso e New York rimanga in questo range, andando un po' su, un po' giù. E poi oggi pomeriggio, con tutti i tassi di interesse e le decisioni sul dollaro canadese, avremo più movimenti. A time frame più alto, diciamo che la continuazione del movimento bullish è assolutamente possibile, considerando che la candela weekly è totalmente bullish, ha infranto i minimi di quella prima, e l'unica cosa che ha a sinistra è il wick fill di quest'altra candela. Ha rotto questo massimo qua, questo qua, questo qua, questo week fee. Diciamo un target weekly. Lì in alto. Scusami Luca, siete entrati? Avete fatto qualche chiamata o siete ancora in fase osservazione? Abbiamo fatto diverse chiamate perché stamattina la sessione è iniziata a dare movimenti decenti, a differenza di ieri, già da prima dell'apertura di Londra, quindi abbiamo preso la primo acquisto su GBPCAD, l'abbiamo chiamato dopo che questo M15, dopo aver tappato in questa zona qui, che è il supporto della zona ad H4, vedi? Qui abbiamo il supporto ad H4, quando questo M15 era arrivata qui a tapparlo, ha rigettato completamente, ha chiuso bullish al di sopra di questa resistenza, che era la resistenza ad H1, le ha chiuso al di sopra di quel livello lì, e mentre formava la wick in basso abbiamo chiamato un buy stop nel momento in cui la candela fosse flippata bullish, con stop loss al di sotto dei minimi di quella candela lì, e il take profit, il primo, assolutamente lì, su questo livello qua. Ottimo. Poi abbiamo chiamato la sell, sempre su GBPCAD, nel momento in cui ha iniziato a fare questo pullback, un po' di ranging dopo il primo movimento. L'M30 ha chiuso bearish, non sarei entrato a mercato perché ha chiuso comunque al di sopra di questo livello qui, però stavamo dicendo che nel momento in cui questa M15, sempre bearish, questa qui era andata in alto, aveva rispettato questi massimi, era assolutamente possibile entrare con un sell stop, con lo stop loss di una decina di punti e il take profit. Il mio onestamente sarebbe stato in questa zona qui, poi ha dato altri punti, bonus, chiamiamoli così. E poi l'ultimo è su GJ. Alla fine quanti erano? 30 punti in sell? Ma se proprio si fosse stati precisi, perfetti, ma innanzitutto un tipo di ingresso che non mi sarebbe dispiaciuto sarebbe stato anche proprio sui massimi qui, ma per il semplice motivo che lo stop loss sarebbe stato potuto essere molto piccolo, ok? 7 punti e sarebbe stato sopra i massimi di 3 candele. Quindi se proprio sta laggando solo a me, ragazzi, o sta laggando a tutti? Luca, riparti che hai sì, laggato. Si è mezza frase. Omme. Niente, stavo dicendo, ora mi sentite bene? Sì. Allora, che se questo M15, cioè mi sarebbe piaciuto entrare a mercato quando questo M15 qui era bullish, in modo da poter avere uno stop loss piccolo di soli 7 punti, ma al di sopra di 3 candele, ok?
quindi sarebbe stato uno stop loss molto molto sensato, e da lì il movimento è abbastanza enorme, però chiaramente prendere 32 punti è pressoché impossibile, entrare e uscire perfettamente. Quindi con l'ingresso sul sell stop nel momento in cui la candela girava bearish nei nostri confronti, è un take profit onesto, diciamo che sì. Sì, insomma, mettere TP lì al livello. Io il primo l'avevo messo lì perché c'è questa resistenza ad H1, poi lei è andata fino a supporto di questo canale qui, però comunque buono. Invece GJ abbiamo visto che stava breccando, stava venendo giù come un treno, abbiamo rinunciato a un ingresso nel momento in cui non potevamo mettere uno stop loss decente, e ci ha dato la possibilità, mi sentite sempre bene? Sì. Ok, perfetto. Mi ha dato la possibilità di entrare dopo che questo M1 qui ha ritracciato di non molti punti, però sono 6 punti considerando anche lo spread in ingresso. Sto facendo nuovi minimi, tra l'altro. Uh-huh. Lo spread in ingresso di 6-7 punti. Ecco che entrare dopo questo M1 bearish, dopo il ritracciamento, mettere lo stop loss al di sopra del livello 5-6 punti e take profit di 17 sul weak fill ad H4 di questa. Grazie per il riassunto. Prego, non problema. Tanto più che altro i movimenti sono, insomma, voi mi sentite bene? Perché ad esempio non mi aggiorna il chart. Ok, un pelino lento. Boh. Stavo dicendo, sì. Scusami. Ma no, ma figurati che la mia connessione non è molto felice, quindi sarebbe possibile anche che iniziasse a fare schifo e facesse schifo per 10-15 minuti di fila. Te lo scrivo in chat se laghi. Grazie, perfetto. E dunque stavo dicendo che sì, i movimenti sono venuti praticamente tutti in pre-Londra all'apertura, e adesso è probabile che ci troviamo a fare un po' di ranging tra adesso per New York. GJ, fantastico, ha fatto tutto quello che dicevamo riguardo a salutare i compratori swing. Fantastico, GJ. Very good. Se fossimo stati attivi da prima, avremmo sicuramente, senza alcuna ombra di dubbio, senza veramente minimo esitazione, saremmo entrati in sell qua senza alcun dubbio, col primo take profit ovviamente qua, però una piccola runner ci avrebbe dato tanti punti. Un momento, si è fermato abbastanza tutto. Sì, siamo arrivati nel momento in cui la sessione inizia a rallentare. Io sarei, diciamo, che non prenderei più alcun trade in questo momento qui. GJ è andato per la tangente, non c'è possibilità di mettere stop loss nel caso in cui si volesse vendere. E poi il movimento bearish è partito praticamente da ieri in pre-Asian, buonanotte, ha proseguito fino adesso e credo che dovrà arrivare prima o poi il momento in cui continui, in cui faccia un po' di pullback bullish per respirare un po', anche se ha chiuso sotto il minimo della weak fill. Qui abbiamo questa zona che stiamo approcciando. Abbiamo un altro bellissimo range. Se si può allungare. Ok, effetti abbiamo con purple. Quando hai tempo, prova a guardare il petrolio e confrontalo con quello che c'è invece su... Ma 3D. Parli del VTI? Esatto. Crude oil, VTI. È molto diverso. Madonna, c'ha $2 di differenza. Ma cosa? Ah, ma quello l'ho notato anche su, intanto vedo che JVP CAD
Sì, amazing, amazing. Very good, very good. Perfetto, mattinata limpida, mattinata perfetta, movimenti chiari, sì, movimenti decisi. Se il mercato fosse così tutti i giorni, sarebbe un paradiso. Crazy, crazy. Bisogna imparare appunto crazy, crazy, a starne fuori quando sono mattinate tipo ieri. Assolutamente. Crazy, infatti, vabbè, ieri crazy, ho fatto solo crazy un trade la mattina, quando ho visto che il mercato era bastardo, ho lasciato stare. Hai fatto molto bene. A parte poi Asian, però lo considero come oggi Asian di ieri. E stanotte comunque. Veramente. Gran sessione. Gran sessione. Yes, yes. Gabriele, vedo che ha mandato qualcosina. Ah, Euraudia ha raggiunto questo target qui. Fantastico. Fantastico. Tutto che va stamattina. Ed è proprio qua, infatti. Bravissimo, bravissimo. Gran trade. Ottimo trade. Clean traffic a sinistra. Supporto formato. In apertura, liquidità di Londra, movimento bullish. Siamo rientrati nel canale, ha dato possibilità di ingressi anche quando siamo entrati all'interno di questo canale qui, nell'M15, chiuso bullish, ingresso qua, stop loss qua, take profit, alla cima del canale. Solo bullish, era impossibile perdere se si cliccava il grilletto sul tasto giusto. Bene, bene, molto bene. GP CAD, assolutamente no words, sell perfetta. Minimi infranti, massimi rispettati. 3 candele da M15 di fila, dall'apertura, 30 punti di setup. Perfetto. Movimento 1, movimento A e movimento B. Ranging in mezzo da evitare. GJ. Movimento da qui è andato, anche se quello chiamato che avreste avuto più tempo per prendere era da qua, M15 bearish, dopo quelle due bullish in continuazione di downtrend, stop loss, take profit, sarebbe stato assolutamente da questo minimo, è una runner, avrebbe fatto il suo lavoro. E GJ molto entertaining da vedere. Sarà, se non sbaglio, Luigi che starà bestemmiando. Giusto. Giustamente. Però così. Visto che Gabriele ha detto giornata finita, ottimo. Bravo Gabriele, anche perché saresti un pazzo a continuare a tradare. Si fa prendere dalla foga. Ma Giovanni ce l'abbiamo nel privato, giusto? Sì, no, ma mi pare di sì, esatto. Infatti, sì, perché va a lamentarsi che si è invertito tutto all'apertura di Londra, quando noi siamo qua all'apertura di Londra a prendere, esatto, a bastonate i poteri forti? I poteri ci temono. Ci denunziano. No, più altro mi spiace per lui, perché se paga anche il servizio di avere la live ed è appunto libero di tradare, non deve assolutamente fare quello che diciamo, però. Come estrazione, Giovanni. Sì. Ah, ok, vedi, ma perché la mia teoria è sempre quella, io ne ho parlato a Zoom diverse volte. Se non paghi, non ci tieni. Bravo, perfetto. L'avevo già capito. Ma sì, ma è vero, io sono il primo sostenitore di quando ho pagato la mentorship di Raja, che ho pagato 400 euro. Comunque, dopo aver pagato 400 euro, mi sono messo lì e ho detto, cavolo, mi dà molto materiale da studiare, mi applico, mi impegno, ho pagato e mi impegno. Invece nel momento in cui qualcuno paga molto poco, magari piuttosto che applicarsi se ne sbatte, e diciamo che non impara niente. No, ma esatto, ma ti faccio un esempio anche su
un allenatore, no, di calisthenics. Mm-hmm. Ogni tanto veniva suo cugino che ovviamente non pagava e non faceva un cazzo. Eh certo, perché... Anche se ne aveva più bisogno di... Non tutti, per carità, non tutti. No, no. Però la maggior parte delle persone, se non, non ha uno stimolo, diciamo, non gli viene da solo. Ma esatto, ma comunque secondo me con Giovanni, da quello che ho visto, è anche abbastanza indipendente, più... Cioè, non dico che non devi essere indipendente per partecipare alle live, però lui lo vedo abbastanza sulla sua strada. Sì, sì, no, per carità, ci mancherebbe. Giusto così. Ferdi, tutti stanno registrando, non dire nulla. Giusto. Tanto non so neanche come leggerla quella frase. Cioè, però diciamo che il detto è conosciuto in tutta Italia. Esatto, però nello specifico in nel dialetto milanese non so. No, questo è Bzarese. Ah, ecco, scusa. Di Pesaro. Scusa. Che cos'è questo qui? Sono Pesaro. Qui. Ah, Pesaro. Pesaro, sì, Pesaro Urbino nelle Marche. GJ è lì, quindi che va per la sua. GJ sta andando all'inferno. GJ sta andando all'inferno, diciamo abbastanza bello da vedere. Potrebbe tranquillamente... Madonna, che colpo. Questo... Questo era un bel colpo, che cazzo ha fatto? Ce l'avete runner qui? Vabbè, no, se l'hai già rimangiato. Poi ce l'avete runner qua? No, purtroppo no, niente. Solamente tradotto GVP CAD, primo setup in acquisto, e poi la mia giornata era già bella che è andata. Anch'io. Un trade positivo, fatto bene. Non c'è più bisogno di con che percentuale di TP sulla cassa? Ecco, la domanda che mi hai fatto non ho idea di cosa significhi. Sulla cassa, nel senso di ritracciamento dall'ingresso al take profit delle candele di volume, di quello parli? No, del totale di profitto giornaliero che hai fatto oggi in base alla tua cassa. Quello è privato. Anche la percentuale di oggi questo trading. Ah, io rischio l'1% dunque con l'ingresso in buy stop e lo stop loss di 7-8 punti che erano, chiusi 12, quindi circa l'1,2-1,3%. Perfetto. Non di più, assolutamente. Bisogna stare quindi nei parametri. Cerchi sempre di tenere un più o meno un 1-2, dai. Sì, diciamo di sì. Oddio, nel momento in cui il trade è ben pianificato, è molto chiaro, lo stop loss è molto al sicuro, posso rischiare anche un 3%, però diciamo che nell'economia delle sessioni normalmente l'1%, quello che si rischia di meno. Io non vado a chiedere le cose private, io chiedo le percentuali così. No, ma io ero mezzo ironico, diciamo. Ah, io sono sarcasmo leso, quindi mi dispiace. Vai tra. Comunque, vedo che GBP CAD sta approcciando questa zona qui, GJ, quindi non si ferma, è arrivato... GBP CAD anche lui è pronto a andare all'inferno. Ah, eccola qua. Però volevo dirti, tornando al discorso di prima... Quando tutti qua hanno visto l'M1 bearish, continuiamo a vendere. Oh. Ok. D'accord, i sol, pump it. È andato. No, però ti dicevo, tornando al discorso di prima, vedi, comunque anche tipo Gabriele e tutti gli altri che sono presenti qui, comunque anche loro, essendo entrati all'inizio, hanno la cosa allo stesso prezzo di Giovanni, però vedi, loro tutti i giorni ci sono. Ma infatti ti dico, non tutti, però qualcuno, diciamo che... Certo. Gli viene molto più facile pagare un prezzo per alzare la propria soglia di attenzione, diciamo. È vero.
i soldi. Okay. Poi se uno è furbo e sveglio... Sì, sono entrato e ho fatto un'analisi, però non l'ho mandata qui, l'ho mandata sul gruppo Slack. Buono. Con i ragazzi... Non so se parli con noi Luigi o se sta facendo tipo un audio. Ah, scusa. Non ero con... perché... L'ho smutato per dirti una cosa. Scusami... Ah. Che sono stato silenzioso, non ti preoccupare. Però su GJ mi sono buttato e ho fatto 33 tip. Ma sono molto contento. Infatti, l'ho detto prima, non so se l'hai sentito, che okay, tanto c'è nella registrazione. Ho detto Luigi starà bestemmiando perché gli ho detto non entrare a mercato. E poi, se non ha beccato proprio quell'M1 che avevamo visto, sarà lì che bestemmia perché tutto il movimento. No, bene, bene. Per fortuna veramente bestemmiavo se non lo prendevo. Sono molto contento, molto contento. Buono, perfetto. No, c'è cioè, la musica, mi sono messo in silenzio perché ho la voglia di sempre chiudere in profitto, però ho tenuto stretti i denti e sono andato a TP fino al livello chiave di 237. Bene. Perfetto, ottimo. bravissimo, bene, bene. Qui sta arrivando quel pullback. Qui è entrato il francese. Parlavamo... Sì. Anche se ne ha, è di spazio. Adesso... Sì, quello lì è bello pulito quel range, da oggi... tutto lo spike. Esatto, oggi in New York, adesso vediamo questa H4, è fondamentale come chiude questa H4, se chiude. Adesso vi butto ancora due spunti lì, poi io chiuderei anche la live perché sono le 10:15 e scivoliamo verso pre-New York più che Londra, l'apertura delle candate. Se questa H4 chiude al di sotto di questo livello qui, possiamo... avere queste candele, diciamo un segno, questo supporto qua. Ragazzuoli, scusatemi, quindi adesso voi per questa settimana ancora farete sempre London? Io faccio sempre London, io sono più, cioè sono due annetti che faccio sempre London. Quindi perché era Pasquetta, no? Ieri perché era Pasqua non avete fatto, no? L'altro ieri, sì, l'altro ieri. Ieri sì, abbiamo fatto... Sì, lunedì non abbiamo fatto perché era Pasquetta, era ancora festivo, abbiamo detto. Lasciamo perdere. Godiamoci la festività. Io perché in questo momento faccio ancora un filo fatica a svegliarmi alle 6. Cioè, ogni tanto mi sveglio alle 6:30, però... ci va... Sì, ci va una certa abitudine, non è facile. No, Bruno poi ci saluta. Ciao Bruno, ciao. Ma poi soprattutto nel periodo di quarantena si fa larghissimo la giornata, se mi sveglio alle 6:30 poi. Infatti io chiudo qui e poi tempo di fare due cose, convertire la registrazione, due cose così, poi mi vado a coricare un po' perché... Io non ce la faccio ad addormentarmi così. Dipende quanto dormi la notte. Io ho dormito 7:15. Mi sono svegliato più tardi del dovuto. E mi succede così: ho la sveglia alle 6:30, io non sento alcuna sveglia, poi alle 7:15 apro gli occhi. Così. No. Per fortuna. Sì, perché ormai è una cosa automatica, ormai è stata andata. Sento le vostre voci in sottofondo, dico se non mi sveglio qua. Sì. Oh. Ma quindi hai dormito 2 ore stanotte praticamente, 2 ore e mezza? Sì, di sonno proprio. Sì, sonno, io non, sì. non più di così. Ma cioè, non, infatti sono sfasato adesso, devo andare a dormire. Il problema è che se adesso dormi tanto, poi stasera sarà di nuovo difficile. È un circolo vizioso, cazzo. Perfetto, è lo stesso giochetto, sì. Allora, a sto punto tanto vale che te ne rimani sveglio fino alle 5 di oggi pomeriggio, domani alle 5 di mattina sei bello sveglio pimpante. Ed è un'ottima idea, però siccome siamo in questo periodo di quarantena, tanto non... Diciamo che sono un... non so come... Sì, c'è gli organismi che fanno solo una cosa, non so. Vabbè. Comunque passo praticamente dalla scrivania al computer a mangiare, a letto, a dormire, quindi essendo in questo mood qui ormai da un mese,
Sì, quando dormo, dormo, quando devo lavorare, lavoro, quando capita. Ma ragazzi, ci sentiamo dopo che mi sta chiamando mia madre. Perfetto, ciao. Ti saluto, ciao ciao. Ciao. Ciao, ciao. Sì, possiamo anche staccare la live, non so se qualcuno ha qualche dubbio in testa di qualcosa di questa mattina, o vuol togliersi qualche curiosità, diciamo. Lo dica ora o taccia per sempre. Esatto, stavo per dirlo io. Raccontai la bastardata che mi hai fatto ieri sera. Ah, io? Ma quella su del livello di GJ? ieri, ma poi alla fine ho letto che l'hai preso, no? Quel movimento short. Sì, però sai qual è il bello? Ho preso solo il parziale. Poi è risalito e mi ha cacciato fuori. Mo' ha tirato 200 pips. Ma sei entrato in pre-agent, ti ha stoppato qui? Sì. Qua è l'una, all'una e mezza al break, alle due all'ingresso. No, ma quando quando mi ha stoppato, io ho detto vabbè, rientro perché il trend era ribassista, l'analisi ci stava ancora. Tu devi aspettare un'altra conferma quando ti... E sai qual è il fatto? Che mi ha dato una doge di merda e ho detto vabbè, non entro ma sta candela. Su che time frame piccolo, immagino. Ah, ok. Ecco. Vedi la doji? No. Ho detto, vabbè, la doji mi fa schifo, aspetto una candela decisa, però quella dopo non si può diventare più perché ando cazzo entrato. È morta, esatto. Il movimento è andato, sì, si poteva entrare qui e poi allo stesso livello qui. In qualsiasi altro posto saresti stato stoppato. Anche entrare qua, stoppato, entrare qua, stoppato, entrare qua, stoppato, entrare qua, stoppato. No, ma... nel momento in cui ci avviciniamo a pre-Londra, in cui c'è un po' di liquidità, abbiamo la forza per rompere il livello. Potevo entrare sulla doge, ma io di solito sulla doge non ci entro. Ma no, ma non hai assolutamente tutti i torti. La cosa in più è anche che questa candela qui è nata morendo, tra virgolette. Come è aperto, ha iniziato ad andare giù senza creare, capito? Perché nel momento in cui questa fosse nata, diciamo, andando bullish, creando una wick in alto e poi vedevi che piano piano rigettava il livello e iniziava a formarsi bearish, potevi entrare in sell con uno stop loss qui sopra, però nel momento in cui lei apre va direttamente nel lato opposto, se entri qua lo stop loss lassù è troppo grande, il gioco non vale più la candela. Oddio no, eh. Cioè, poi dipende, a come opero io. A livello di risk lo reward. Stop l'avrei messo... Non diventa felice nel momento in cui entri qui, però hai già la certezza che la candela ha fatto un massimo, hai il tuo stop loss. Se lei inizia ad andare giù e te entri qui, però la candela non ha ancora fatto un massimo, quindi hai sempre il dubbio che può ritracciare e andare a fare il tuo massimo. Non lo so, per come opero io non sarei più entrato, ecco. Cioè io lo stop l'avrei messo, se fossi entrato sulla doji, lo stop l'avrei messo sopra i massimi. No, ma sicuro, però io l'unico punto che avevo in testa era questo qui, che io sarei voluto entrare a mercato, però nel momento in cui questa candela avesse aperto andando solamente giù senza crearmi quindi la wick in alto non sarei entrato per quel motivo lì, perché io finché la candela era qui senza la wick in alto nel retro del mio cervello diciamo che avrei pensato che avesse potuto rigettare questo livello qui e andare a creare la wick in alto e magari continuare anche bullish. Mm-hmm. Peccato che non abbia chiuso vicino ai minimi della doji, se no mo c'ho a casa tipo l'inverno di pips, perché lo tenevo fino a mo. È andato veramente bene. Pure stavo dicendo prima, ha fatto un gran trend. La stessa... Il DAX mi ha fatto la stessa bastardata, forse pure di più. Mi ha dato un candelone che non potevo entrare. Ho detto, vabbè, male che va, ci metto un set stop se inizia a ritracciare. Però ho detto, no, non mi piace, c'è troppa volatilità, lo levo. Lo spike che lo tocca e muore all'inverno. Stamattina non abbiamo guardato gli indici, Zoom mi ha detto che erano un po' in ranging. Il mio Don Jones, sì. Abbiamo evitato di complicarci la vita, siamo stati qui. Che le cose andavano bene. Questo ho cercato qui... un movimento short, ma non sono riuscito a prenderlo.
Questo qui è l'ottimo movimento di GJ in cui ti fa passare quella voglia di entrare a mercato. Direi che possiamo concludere la live qui, ci aggiorniamo dopo su Slack. È andata bene, spero che abbiate imparato qualcosa, preso qualcosina e ci aggiorniamo. Va bene. Grande, grazie. A più tardi, ragazzi. Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao.